Villa San Martino, la residenza ad Arcore di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia morto ieri a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, è anche oggi meta di pellegrinaggio per quanti vogliono rendergli omaggio. Ieri il feretro dell'ex premier è stato portato nella sua residenza in attesa dei funerali di Stato in programma domani alle 15 nel Duomo di Milano. Per la giornata è stato anche decretato il lutto nazionale, prima volta per un ex premier. Fiori, cartelloni, bandiere di Forza Italia e sciarpe del Milan. Decine di omaggi e ricordi sono stati lasciati davanti alla storica Villa San Martino ad Arcore. Un grande striscione con scritto «Grazie in eterno, Presidente» è comparso questa mattina su una siepe che costeggia la villa, a firma dei tifosi della curva del Monza Calcio. In aula, alla Camera, si terrà una commemorazione, ma non è stata ancora decisa la data. Emerge dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che si è riunita stamani. La nave Ong Aurora ha portato a Lampedusa 39 migranti soccorsi, contravvenendo agli ordini delle autorità italiane che avevano assegnato il porto di Trapani. L'imbarcazione dei migranti in difficoltà era stata individuata e soccorsa. Successivamente è arrivata l'Aurora, che ha preso a bordo i 39 migranti e li ha trasferiti a Lampedusa. Un 32enne di Frosinone è stato condannato ai domiciliari per una serie di piccoli furti commessi in molti dei negozi di alimentari vicini all'abitazione dove viveva con la compagna. Al momento dell'udienza, in attesa della sentenza, il difensore è riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari per il suo assistito, ma a quel punto è scattato l'imprevisto. L'unica che può ospitare il 32enne è la suocera, che all'arrivo dei carabinieri con il genero da mettere ai domiciliari ha risposto di non avere alcuna intenzione di averlo ancora in casa. Nulla da fare, ai carabinieri ed al detenuto non è rimasto altro da fare che tornare nel carcere a Frosinone. Richiedere mutui, prestiti, assicurazioni, ma anche partecipare a concorsi o persino accedere all'iter per un'adozione, per almeno 900.000 italiani è molto più difficile, se non impossibile. Si tratta dei malati di cancro che si possono considerare guariti. Per loro spesso le porte si chiudono o quelle assicurative rimangono aperte a prezzi impossibili. Per questo è fondamentale una legge che garantisca il diritto all'oblio oncologico, riconoscendo la figura del guarito dal tumore. Il governo guarda con grande attenzione alle proposte di legge parlamentari sull'oblio oncologico, dice la premier Giorgia Meloni. Per questo, continua, ho chiesto al ministro della Salute Schillaci di seguire l'iter e assicurare il contributo necessario dell'esecutivo. L'obiettivo che ci poniamo è arrivare nel più breve tempo possibile ad una norma capace di dare risposte ad un problema estremamente concreto e che incide molto sulla vita di tantissimi italiani, lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La zona EMEA, cioè Europa, Medio Oriente e Africa, è la regione al mondo più colpita dagli attacchi informatici ai danni delle piattaforme di e-commerce. Lo dicono gli ultimi dati di Akamai, società che si occupa anche di monitorare le attività dei criminali online. Nello specifico dei paesi, è la Germania il paese con il tasso più alto di attacchi, pari ad oltre 3,1 miliardi. Sono invece più di 14 miliardi le incursioni individuate in tutto il mondo e 4,6 miliardi gli attacchi nella sola area EMEA. Per sua natura l'e-commerce è un dono per i cybercriminali. Offre un tesoro di dati sensibili dei consumatori che possono essere compromessi facilmente, visto che questo settore è meno regolamentato rispetto ad altri. Nonostante se ne parli più come fenomeno che in quanto ad applicazioni e dispositivi, il metaverso è entrato a far parte della vita degli italiani. Il 92% sa di cosa si tratta e il 72% è in grado di descriverlo definendolo come un mondo virtuale in cui le dinamiche di interrelazione consentono di svolgere varie attività. Secondo le rivelazioni, è buona anche la comprensione degli italiani delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale. Il 40% degli intervistati dichiara infatti di conoscere ChatGPT, mentre è meno informato su software simili. Tornando al metaverso, le considerazioni sono più di apertura che di scetticismo. Il 58% degli italiani ritiene che in futuro, grazie alle esperienze virtuali, potrà imparare a fare cose nuove. Ci sono comunque preoccupazioni per eventuali problemi di privacy e per la confusione che si potrebbe creare tra realtà fisica e virtuale.